Ali verso il numero 5 per Mon, poi dentro arrivano i primi due punti della stagione di San Nilo, li segna Oliva. Fucek fuori, il pallone riconquistato, e allora riparte San Nilo e c'è i due punti in penetrazione, sembra vincente, invece no. Oliva, Reali, tripla di Reali, eccolo qua, divario azzerato, prima tripla della stagione. Fermato e poi Pagnanelli da Di Bello, sfida la difesa del San Nilo, poi a Feltra, la tripla e c'è Mato. E allora si torna da Spinosa, poi Reali ci prova ancora lui, altra tripla vincente. Poi la tripla provata ma non premiata. Allora Di Bello verso Galli, ci prova anche lui. Questa Spinosa, centralmente bella la palla dietro la schiena di Mazzocchia. E poi il riconquista di Oliva che va a schiacciare addirittura. Da Ciancaglini e ancora Taurchini. Viene in casa Ciancaglini, Taurchini, 5 allo scadere, prova con la tripla e fa benissimo il numero 10, Mazzocchia. Sbagliano qui, allora riparte la Carver. Tutto facile per Pagnanelli. Ancora bene in casa, c'è Galli che la chiede, sceglie di andare in angolo da Taurchini. Poi Lucarelli si fraintende con Pagnanelli ma non fa niente, altri tre punti. Spinosa, Chiminello si prende lo spazio e fa bene, è da dentro ma sono comunque due punti preziosissimi. Secondi per scegliere cosa fare, decide di andare da solo, mettere il turbo, dirigersi sotto canestro, poi ci provano con rimbalzo di Raffa, il pallone entra. E allora Fucek chiama lo schema di Bello, Galli spalle a canestro, riesce lo stesso a girarsi, a passare, cosa ha fatto Galli? A gestire, fuori da Feltra con la tripla, arresto e tiro prezioso di Feltra. Spinosa, Reali da un 9 all'altro, da una tripla all'altra, facile, mantiene il possesso. Oliva, Reali, catch and shoot, altra tripla di Reali. In casa a chiudere bene Mazzocchia, poi arriva la pressione di Di Bello che porta a casa due punti più il supplementare. Occhi fissi al canestro, finisce a terra, poi sempre da terra Brenda riesce a servire sull'out Reali che stupisce a tutti con questi tre punti. Di Bello, tutti a toccare il pallone in questa costruzione. Alla fine Di Bello, bellissimo il pallone per Benincasa e la fortuna aiuta gli audaci. Le maglie rosse, Pagnanelli forse voleva la tripla, poi ci ripensa perché addosso Brenda, questa volta la prende, solo rete. Reali, l'abbiamo già visto, è sempre stato lui a prendere per mano la squadra e portarla con sé, questa volta ci prova per Mon e fa bene. Lucarelli, questa volta da tripla, tripla è diventata una gara. Può far male e allora lo tengono chiuso in una gabbia. Reali riesce a passare, a servire Spinosa, catch and shoot, eseguito alla perfezione. Su di lui Oliva, si torna fuori da Di Bello, si affida a Lucarelli, finta per mandare a vuoto Oliva e poi tripla, che è una tripla però, non lo premia. Ma è ancora Carver, Lucarelli, a Feltra di nuovo, evita Oliva, va da solo, 1, 2 e terzo tempo stoppato! A Feltra, da Benincasa, poi Di Bello, Lucarelli da 3, mentre arretra, suona ora la sirena, un esordio che però sa di sfida vecchia, di vecchi rivali, si apre così questa Serie B interregionale, passa la Carver fuori casa 78 a 87.